tranquillo martedì di traverso. Allora, ragazzi, ciao, stiamo andando a girare a Cassetta, che è il nome della pista, e sembra che praticamente, non è che il posto si chiama Cassetta, ma che è proprio il nome del proprietario della pista. E io pensavo che invece, perché c'era, non c'è bisogno, mi hanno detto da Andre che non c'è bisogno di portare la cassetta degli attrezzi. Ah, ok, che è pieno. Sì. Ah, ok. E adesso vediamo com'è questa pista. Dovrebbe esserci cross più flat track, e quindi diciamo che dovrebbe essere tipo un piccolo ranch, e adesso quando siamo lì vi facciamo sapere la missione della giornata. Stessa anche, e divertirsi, dici? Stando di traverso. Ok. Quindi divertimento di traverso, vediamo. Secondo te, Vale, qual è il problema più grosso di sta moto qui? Ma secondo me qui, a me mi sembra che manca qualcosa, boh, cioè quella leva lì del fronte davanti, io sono uno vecchio stile, mi piace quando c'è. Dopo la perlustrazione della pista, come la vedi per l'obiettivo di oggi? La pista è fatta molto bene, tirata molto bene, ed è il fondo è molto buono. Si tira di traverso oggi? Molto, molto. Te la descrizione tecnica di questo mezzo? Cioè, parliamo di un... mi dicono che sia un 700 due tempi, mono, giusto? Già solo questo basta per fare paura. E fatica un po' a domarlo. Doppia accensione, due candele, perché secondo me c'è tanta miscela di benzina che ce la faceva a farla scoppiare tutta. Io penso che questo sia il mezzo del grazia. Nel film di oggi lui è l'uomo cattivo. Io sempre cattivo. Adesso vi porterò a vedere quello che ha preso il ruolo in questa giornata del figo, il bello. Andiamo a sviscerare. Lui entra nel ruolo della giornata, è il figo, è il cronista della giornata. Grazie, sai, anche te sei sempre gentilissimo. Intanto noi siamo già pronti e voi invece ancora siete qui che cazzeggiate, che non vi va bene niente già. Questo è per te, Albi, eh? Sì, piloti fighetti. Anche per me. Piloti fighetti. Piloti fighetti. Young boy learns their rules. With the time the child draws in, this whipping boy.
la giornata è partita col piede sbagliato, eh. Invece di girare in pista, cioè siamo... Panino con prosciutto. Discorso del freno, insomma. Io vi guardo quando girate con queste, che bello. Le piste sono state molto ostiche entrambe, l'ovale è molto difficile, poi pista da cross non è male, solo che ha iniziato a piovere, non si stava in piedi e siamo stati sfigati perché era da
tre mesi che non pioveva, ha piovuto proprio oggi, quindi ce ne torniamo a casa con le pive nel sacco. Ciao ragazzi, adesso la prossima volta speriamo che il tempo ci aiuta e saremo più spettacolari. Ciao.